Lorenzo Scialla, Risto Pub Cibus Piedimonte San Germano presenta la pizza Pummarò. Sì. Con un impasto tradizionale, Lorenzo, vero? Sì, tradizionalissimo, un chiaro impasto napoletano, fatto con una farina rinforzata tipo zero, a 12 ore di maturazione e 24 di lievitazione. Quindi estremamente digeribile. Anche perché è stato utilizzato un lievito madre con pasta di riporto, quindi molto digeribile. E in più una idratazione al 60% di idratazione. Quindi piuttosto asciutto come impasto. Possiamo iniziare a stendere. Certo. Così a mano condiremo per una prima cottura e poi per ultimare ovviamente sì. La preparazione. Come della già detto da lei, si tratta della pizza Pummarò, che possiamo definirla come un percorso di degustazione. Sono quattro tipi di pomodoro utilizzati per questa pizza. Abbiamo il pomodoro Pachino. Perché è una pizza a spicchi, sì, vero? Sono quattro tipi di pomodori per quattro spicchi, con bufala campana top. Poi abbiamo una ricetta napoletana che è quella dello scarpariello. Lo vogliamo spiegare velocemente? Mentre la condisci. Sì, è fatta con pomodoro ripassato, con scaglie di grana e bufala e fior di latte. Tutto condito con olio, sale ovviamente. Poi abbiamo il classico datterino giallo del Vesuvio, con una provola di bufala affumicata. E all'uscita verrà poi completata con delle scaglie di grana. E abbiamo infine passata di datterino rosso. Con fior di latte da gerola. E verrà poi completata con gocce di pesto genovese. Quindi possiamo andare in cottura? Certamente. E come sempre accade, durante la cottura avremo modo di conoscere meglio Lorenzo e il locale dove lavora. Ramona dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Cassino ci consente di ultimare il condimento, certo, di questa pizza con quali altri ingredienti? Abbiamo pesto genovese IGP, scaglie di parmigiano reggiano. Quindi abbiamo tanta Campania, però abbiamo anche la Liguria, sì, l'Emilia. È una pizza veramente tutta italiana. Prettamente italiano, sì. E il basilico che non può e non deve mai mancare. Prego, Ramona, adesso puoi servire la pizza Pummarò.